Buonasera. Questa mattina è stato presentato il programma della Giornata del Ricordo, ricorrente il 10 febbraio, che verrà celebrata domenica. Alle 10, al Parco delle Rimembranze di Viale 20 Settembre, verrà scoperto e benedetto il monumento in pietra carsica dedicato alle vittime delle foibe. Alle 10.30, i ragazzi della seconda B dell'Istituto Volta riceveranno il premio Città di Modena. L'evento terminerà nell'Uomo di San Giorgio, con la celebrazione della messa da parte del Vescovo di Reggio Emilia Guastalla, Monsignor Massimo Camisasca. Nuova puntata questa sera del magazine sul settore ceramico Tiling the World, che andrà in onda alle 22.30 su ETV Antenna 1, canale 10 del digitale terrestre. Argomenti di questa sera saranno la conferma di un laboratorio di chimica all'Istituto Fermi, organizzato in collaborazione con Confindustria Ceramica e Federchimica Ceramicolor, e la firma del patto per un'unica città distretto. La replica verrà riproposta sabato alle 21 sul canale 829 di Sky. Si è svolto l'altra sera un incontro con Massimo Introvigne, direttore del Centro Studi sulle nuove religioni, che ha parlato di famiglie e valori. Ascoltiamo le parole rilasciate ai nostri microfoni. Un'importante serata, una serata nella quale al centro c'è la famiglia, quella famiglia che forse sta scivolando nei valori, soprattutto per i tempi moderni che ne fanno una istituzione non sempre unita. Ma quando diciamo che la famiglia è un'istituzione in pericolo, o come ha detto Papa Francesco mesi fa, bastonata da tutte le parti, non ci riferiamo primariamente ad un attacco che viene, che so, dagli omosessuali. Oggi il nemico numero uno della famiglia è il fisco. Il fisco non è a misura di famiglia, si calcola che in Italia una famiglia con due figli versi allo Stato il 67% del suo reddito, sommando i vari tipi di imposte, mentre in Germania è in 46, negli Stati Uniti il 45, in Svizzera il 25. Questo è il primo passo perché, come penso tutti sappiano, se non c'è il lavoro, se non c'è un reddito abbastanza soddisfacente, anche gli affetti, anche i sentimenti, anche la fede vacillano. Sì, il comitato sia la famiglia che io presiedo chiede una tutela per la famiglia, un fisco a misura di famiglia, perché su questo terreno possa essere più facile ricostruire un tessuto di valori e di ideali. Noi pensiamo che questo sia la vera urgenza, che la vera urgenza non sia introdurre altri modelli di matrimonio o di unioni civili per le persone omosessuali. Peraltro noi non siamo contrari al riconoscimento di ragionevoli diritti dei conviventi sul piano della sanità, sul piano dei contratti di locazione, del risarcimento del danno, delle visite in carcere. Abbiamo anzi steso un testo unico sui diritti delle persone conviventi, anche omosessuali, che è stato già presentato alla Camera e al Senato, quindi sì a diritti e doveri ragionevoli che derivano da ogni convivenza, ma no al matrimonio e alle adozioni, perché creare forme alternative di matrimonio rispetto a quello costituzionalmente garantito fra un uomo e una donna indebolisce il matrimonio, indebolisce la famiglia, che ha bisogno invece di essere sostenuta e difesa. Passiamo allo sport. I giocatori neroverdi hanno ripreso gli allenamenti con lavoro differenziato per il difensore Federico Peluso. Questa mattina test Mapei sul sintetico di Fiorano. Grazie per essere stati con noi. Per oggi è tutto, arrivederci e domani.